in sede del Consiglio Comunale, dell'ultimo Consiglio Comunale, ci siamo attivati per poter avere la presentazione pubblica di quello che comporta questo progetto. E la ditta Reuna, che è qui rappresentata con uno dei soci fondatori e responsabile del progetto, si sono resi subito disponibili per questa presentazione. Quindi do subito la parola all'ingegner Braglia in modo che presenti il progetto in tutti i suoi dettagli. Vi inviterei a prenderne atto e poi eventualmente le osservazioni farle a seguito. Do quindi la parola all'ingegner Braglia. No, bene, o si vede? Presentazione da parte del sindaco, non ci sono. Se può mettere leggermente più a fuoco, non so se è possibile. Allora, vi perdo 5 minuti a fare una presentazione generale sull'uso dell'energia idroelettrica, in particolare. Nel comune di Pigna l'utilizzo dell'acqua ha una storia secolare, come appunto testimoniano tutti i fabbricati volti all'utilizzo dell'acqua come forza motrice, e in cartografia vedete quelle che sono il posizionamento delle centrali idroelettriche che, private che da inizio Novecento fornivano elettricità alle frazioni. Non abbiamo inserito tutte le altre derivazioni presenti, che sono numerosissime, da frantoi, segherie e quant'altro, però già diciamo in un territorio ristretto come quello di Pigna erano presenti quattro centrali idroelettriche che avevano permesso di dotare il comune di illuminazione pubblica ancora prima di San Nicolo. Una centrale in particolare, quella che vedete vicino al comune di Pigna, aveva captazione all'altezza del lago Tigro, aveva una potenza dell'ordine dei 90 kW, quindi come quella di cui stiamo parlando adesso. L'energia idroelettrica è il tipo di fonte che ha, diciamo, una storia tecnologica più consolidata in assoluto, è da 100 anni che viene utilizzata ed è il tipo di energia rinnovabile che ha la maggior durata in assoluto come periodo di vita dell'impianto e il più basso impatto, diciamo, legato alla filiera costruttiva, in quanto le opere sono molto ridotte e non hanno bisogno di acciaierie pesanti, diciamo, nel caso del fotovoltaico una filiera di tipo chimico abbastanza complessa, per cui diciamo che è il tipo di energia rinnovabile con il più basso impatto. In particolare, se dobbiamo metterla in relazione con un impianto fotovoltaico di pari dimensioni rispetto a quello proposto, abbiamo 3.000 metri quadri di superficie di terreno, al termine della vita utile dell'impianto i pannelli andranno smaltiti come effetto speciale. Se facessimo un paragone con un impianto eolico posizionato tra Castel Vittorio e Pigna, avremo una palla di 60 metri di altezza con una potenza di 500 kW che assicurerebbe una produzione media annua equivalente all'impianto di progetto. In alternativa, tre pale di dimensioni più piccole da 60 kW. Quindi diciamo che come impatto anche visivo la fonte idroelettrica è molto ristretta, diciamo, come tipo di impatto. Questo è un esempio di una realizzazione. Thank you.
fatti della rete elettrica nazionale, antiterrorismo, terremoti o guerre, comunque c'è un centro di produzione vicino al paese che può garantire l'approvvigionamento. Sapete benissimo che l'energia da fonti fossili ha dei danni economici per la collettività e ambientali elevatissimi. In caso di Vado Ligure, questi sono dati forniti da Greenpeace e fatti con tramite centri di ricerca validatissimi, diciamo, indicano 11.000 morti a Savona nell'arco dei 21 anni di esercizio della centrale di Vado Ligure, con un costo sanitario e sociale di 52 miliardi di euro. Se noi applichiamo la produzione, diciamo, che ha fatto Vado Ligure, che ha causato quei danni, e la trasliamo su quello che potrà produrre l'impianto nella sua vita utile di 50 anni, otteniamo milioni di tonnellate di risparmio in atmosfera, un risparmio di barili di petrolio equivalente a 12.650 e traslando i dati prima riportati, un risparmio per la collettività di 9 milioni di euro con anche delle morti premature e risparmiate. Parlando del progetto in particolare, allora, il progetto ha una potenza massima di 92 kW e una potenza di concessione, ossia una potenza media di 49 kW. Avrà una produzione di 350.000 kWh anno, che sono equivalenti al consumo di 380 circa, quindi un terzo del comune di Pigna all'incirca sarà coperto da produzione da fonte rinnovabile. La portata annua derivata dal corso d'acqua è di circa 30% rispetto alla portata naturale e la portata massima derivabile a livello mensile è fissata nel 50%, quindi mai più della metà dell'acqua sarà captata. Scusi, nel periodo estivo? Che è il punto critico? Il periodo estivo l'impianto è fermo. Ah, ottimo. La normativa regionale che regolamenta in modo molto complesso l'inserimento di questi tipi di impianti privilegia in particolare luoghi dove sono già presenti ombre. Quindi proprio per questo l'impianto è stato previsto sopra la briglia, diciamo, in corrispondenza della briglia esistente che crea già uno sbarramento al corso d'acqua. Inoltre il progetto prevede il recupero di un frantoio che comunque abbandonato in stato di abbandono e prevede il recupero della ruota, dell'antica ruota e la manutenzione architettonica ed è quindi una salvaguardia di un patrimonio comunque storico e evita il consumo di ulteriore suolo con nuove cementificazioni. Scusi, la portata massima sono 200 litri? Sono 200 litri. E quella media? Sono 96 litri. Perfetto, la media su che cosa? Anno, cioè 96 litri al secondo per 12 mesi. Per 12 mesi. Però, poi, cioè, però in realtà nei mesi estivi sta fermo e nei mesi invernali ce n'è di più di 200, quindi noi ne prendiamo 200, ce ne sarà di più. Poi ne parliamo magari un po' in passato. 200 mi sta bene, cioè 96 su 12 mesi, solo 200 su 7 mesi, sono di meno. E poi ne parliamo magari un po' in passato. Ma giusto, no? Sì. Guardiamo se faccio vedere. Se volevo sapere la portata media effettiva di produzione. Sì, sì, è 96, non possiamo salire. Poi magari ne parliamo un po' nel dettaglio, intanto finisco la presentazione e poi procediamo quello. Allora, il progetto prevede il rilascio del flusso minimo di tale, che è stato introdotto come normativa nazionale alla fine degli anni 90. L'idroelettrico, in caso di non applicazione del deflusso minimo vitale, comporta, come vedete nella foto a destra, inevitabilmente la scomparsa della portata idrica a valle e quindi tutto quello che comporta l'ecosistema acquatico. Invece, con l'applicazione del DMU, che è obbligatorio, l'ecosistema interessato dal tratto di derivazione viene mantenuto. Scusi, qual è il adesso ci arriviamo. Allora, è regolato da leggi nazionali e regionali e viene, perché sono in particolare il decreto del 33, le normative ambientali, il piano di bacino stralcio sul bilancio idrico della regione, il piano di tutela acque
che è stato appena approvato dal Consiglio regionale a marzo, che prevede tutta una serie di modalità per la definizione del deflusso minimo vitale e dei criteri di inserimento locale delle derivazioni idriche, di tutte le derivazioni. Il deflusso minimo vitale si determina sulla base di prima la definizione di tratti omogenei di bacino sulla base dei metodi di regionalizzazione. Poi viene verificato che la situazione puntuale, diciamo, locale non abbia dei caratteri di particolarità a livello geologico o idrico. Viene fatta una verifica quantitativa di questo parametro di cui abbiamo parlato precedentemente tramite un monitoraggio annuale delle portate che deve essere correlato a dati storici, perché sono dati geologici storici. Successivamente a questo viene validato con un successivo monitoraggio la verifica idromorfologica del corso d'acqua, ossia che la forma del torrente con la portata che è stata definita dal DMV non venga alterata, quindi che restino tutte quelle componenti, le cascatelle, le botte, resti uguale con il DMV che viene identificato. Una volta fatti questi passaggi, viene definito il DMV dall'autorità di bacino e vengono date delle prescrizioni. In questo caso noi abbiamo dei sistemi elettronici di monitoraggio in continuo prescritti dalla regione che potrà verificare in remoto. Questa è una cosa che non hanno neanche i camini a Vado Ligure o l'Italiana Copera Cairo Monterotte. Noi invece abbiamo un sistema di monitoraggio che permette agli enti di verificare puntualmente la portata che viene prelevata e la portata che viene rilasciata. Dopo un tot di anni di esercizio dell'impianto sono previste una serie di monitoraggi ambientali che sono prescritti su tutte le componenti del corso d'acqua per la verifica che non ci siano alterazioni. Il disciplinare di concessione prevede sempre che in caso di eventuali variazioni del sistema ecologico del corso d'acqua ci sia un adeguamento della concessione e quindi senza nessun obbligo da parte dell'ente di risarcitorio, noi saremo costretti a diminuire la portata, aumentare il DMV e addirittura interrompere la verifica. Questo è un caso di verifica idromorfologica del corso d'acqua che abbiamo svolto durante i monitoraggi idrometrici e appunto idromorfologici. Praticamente tramite questi monitoraggi si verifica che non vi sia perdita di habitat acquatico in corrispondenza della variazione dei regimi idrici. Quindi la portata che vedete a sinistra, che è misurata come 18,9 litri, è equivalente alla portata estiva di Magra del corso d'acqua che è presente all'incirca per 3 mesi per questi corsi d'acqua qua, torrentizi appenninici. Vedete che a destra c'è la portata di mobile, in cui sarebbe attiva la derivazione. Come vedete, l'ampiezza dell'alveo bagnato resta pressoché identica, cambia di poco. Vedete, ci sono quei ciuffi d'erba che possono dare riferimento. La variazione morfologica, quindi dell'habitat per la fauna, è assolutamente minima. Questi sono altri casi, è proprio dove c'è la presa. Vedete che le piscine restano equivalenti, variano di pochi centimetri di altezza, questo per la forma proprio che viene definita secondo i manuali a step pool, cioè forma piccoli salti d'acqua e grosse pozze, per cui la variazione della portata idrica praticamente determina semplicemente una lieve sovrazio del battente idrico sulle vasche e varia solo il punto in cui l'acqua va a defluire da una vasca all'altra. Questi sono altri esempi di habitat fluviale in condizione di portata estiva e di deflusso minimo vitale. Come vedete, l'habitat fluviale resta assolutamente garantito e fruibile per la fauna idrica. Queste sono belle foto, ma anche a territorio non è così, però. Queste poi sono ne parliamo bellissime, ce l'abbiamo anche noi. Poi ne parliamo anche di Castel Vittorio. Gli effetti sui corsi d'acqua sottesi da centrali idroelettriche sono facilmente sensibili sia sulle centrali storiche, sia sulle centrali di nuova generazione con i monitoraggi che vengono imposti. Qua vedete la centrale che è presente sul fiume Oia, che crea la captazione ad Airole, e la centrale è quasi a 20 metri. È una sottenda di circa 6 km del fiume Oia,
ed è attiva da circa 50 anni. Dove vedete che c'è scritto stazione Roia 1, c'è cioè una stazione della carta ittica provinciale, sono stati fatti dei monitoraggi dalla provincia. Ma noi siamo fatti dei casi. No, è l'acqua fluente quella centrale. Funziona con la stessa, se c'è acqua la capta, se non c'è acqua non la capta, non c'è alcun invaso delle piccole centrali. È una grossa traversa, ma in realtà non invasa, cioè deriva solo quando il corso d'acqua ha portato. Perché non è un invaso di dimensioni tali da permettere una regolazione. Quindi quando c'era d'estate producono molto meno quelle centrali. La centrale, quella centrale, scusa, non è un tempo di estate. No, ma parlavamo di questo. Ah, di quelli casi, quelli di quella che disciplinare non hanno queste cose. Allora, quella centrale ad esempio capta 10.000 litri e ne rilascia 1.000, che è più o meno lo stesso rapporto che utilizziamo in questa centrale. Come vedete dalla carta ittica che è stata redatta da un professionista stimato, viene definito un bel ambiente con habitat diversificato e buona portata idrica, ma grado di sbarramenti e derivazione a monte. Questo è uno dei pochi esempi di centrale idroelettrica di vecchia generazione in cui veniva rilasciato il deflusso minimo vitale perché era stato inserito nel disciplinare di concessione del 48. Solitamente gli impianti storici non avevano rilascio del deflusso minimo. Anche nei casi di piccole centrali, la cosa che possiamo vedere è anche equivalente. Questo è un campionamento post-opera che abbiamo oscurato per motivi di privacy di una centrale qua in Peglia, nella provincia, una centrale che deriva per circa 3 km in corso d'acqua, e il monitoraggio post-opera ha evidenziato la presenza, si legge poco, magari. Le conclusioni si è avuto addirittura un aumento della biodiversità in quanto è stato trovato il gambero di fiume durante la derivazione, mentre invece l'anteopera non era stato osservato, quindi addirittura la riduzione della gambero di fiume è una specie estremamente poco idrodinamica, cioè è una specie che non ha una grande capacità natatoria, pertanto in caso di laminazione delle portate forti, infatti quello che subisce maggiormente il gambero di fiume sono le forti alluvioni che ne altera l'habitat interstiziale, cioè il gambero di fiume si rifugia all'interno delle fessure della roccia che in caso di alluvione vengono tappate. Questi qua sono eventi che generano grossi danni alle popolazioni di gambero di fiume, come era avvenuto in Valle Argentina, ad esempio, dopo l'alluvione quella degli anni 2000, in cui in tutti i luoghi storici dove c'era presenza molto strutturata di gambero di fiume non era più stato trovato per anni e anni. Se vuole riporto di gambero di fiume... No, gambero di fiume, come ho fatto io, un quartiere di mese fa, ho filmato, ci ho fatto anche la foto. Avere un fermo macchina nei mesi estivi, ovviamente, quindi
derivate mediamente 200 per circa 5-6 mesi l'anno. Cioè, 96 litri su 7 mesi per dare 165. Non 200 al massimo. 200 è la massima, che andiamo a derivare per... però per sapere la potenza che fa la potenzialmente no, esattamente, sì. E non è 200, è meno, no? No, 200 è la massima. Capito? Quanto è la media? La media è 96, quella di concessione, noi sopra i 96 non possiamo salire, quindi quella è stata regolata. 96, oh, 96 nei 7 mesi. Ma non avete dato il diagramma delle portate medie? Noi abbiamo tutti i nostri... No, per vedere. Sono file abbastanza complessi, non sono... È abbastanza complesso, faccio vedere il diagramma. Sì, sì, ma... Noi dobbiamo realizzare sulla base dei nostri capitali, quindi i nostri calcoli di paesaggio, sappiamo quello che andrà a fare. Allora, questi sono i diagrammi sulla base dei quali noi abbiamo... Sulla base di cosa? Di quale misurazione? Allora, la misurazione è stata svolta in questo modo. Noi abbiamo fatto 2 anni di monitoraggio che sono andati dall'estate 2011 a gennaio 2013, fatto su 7 corsi d'acqua della provincia. Lascia perdere, stiamo parlando del carne. Il carne e altri corsi d'acqua. Qua parliamo del carne. Sì, è importantissimo averne altri per affrontarsi. Con questi corsi d'acqua siamo andati a misurare le sezioni storiche idrometriche per effettuare un ragguaglio a livello di bacino. E sulla base delle stazioni idrometriche storiche abbiamo ricostruito 100 anni praticamente di derivati di portate disponibili. Quali sono fatti? Parliamo del carne. Con che strumenti avete misurato la portata media del carne? La portata è stata misurata puntualmente all'aereo carne con un mulinello idrometrico. Come si vede? Esatto. Abbiamo studiati di un mulinello idrometrico. Ma del carne, non del bisogno. Allora, le misurazioni del Paranà. La portata misurata e nella terza colonna il deflusso unitario per chilometro quartiere, 26,10 c'era 444 litri per secondo, e 27 quattro. Si capisce che qua sono chiusi e oggi sono chiusi. Allora no, però sto spiegando prima. Allora mi spiego come si fa una valutazione. Un bacino non è come negato, un bacino non strumentato si misura in che modo? Misurando le portate sul bacino monumentato e andando a ragguagliare sul bacino, facendo analogie e valutandone la rispondenza. Se io ho misurato il torrente argentino e il torrente Nempia alle sezioni di misura che sono presenti da anni e anni, decine di anni, fatte dai servizi idrografici nazionali di cui sono utilizzati, abbiamo visto la rispondenza per il bacino. Abbiamo trovato che la rispondenza era abbastanza lineare. Sulla base di quella linearità abbiamo usato i dati del torrente argentino. Vediamo una cosa, lì 11.01.2013, 104 litri per secondo. Lì ne vediamo 50%, quanto c'è la nostra nota che è lo bianco, è 11.01. Non c'è 2 in 9. Ecco, se ne vediamo 50%, quanto c'è?
vorrei sapere a che punto è lo sviluppo. Allora, il progetto del Gordale noi non abbiamo girato una vite, non ne sappiamo nulla, abbiamo la società di Genova che l'ha fatta, non è sottoscritto che è una cosa nostra, sui cartelli dovrebbe essere scritto. Noi abbiamo semplicemente proposto il progetto alle, alla provincia, alla regione, l'abbiamo approvato e poi l'abbiamo dato da, da fare a questa società, l'abbiamo ceduto, perché come ci vanno a fare con la gestione? Perché loro, ha fatto tutto quello che l'abbiamo, non ce la facciamo, abbiamo tre casi. Scusa, voi avete ottenuto permesso, avete girato la vita. L'abbiamo girato a questo, perché noi non ce la facevamo, avevamo già tre cantieri a Genova, quindi proprio... Cioè, ma gli studi chi l'ha fatti per ricordare? Gli studi, chi li ha fatti? Loro. Il progetto l'abbiamo fatto, è stato fatto diverso. Scusi, lei ha appena detto noi non sapevamo nulla, ha appena detto adesso noi non sapevamo nulla. Allora, no, non lo sai, non sai. Allora, il portale lo volevamo fare noi. Il portale lo volevamo fare noi. Non siamo, non avevamo tempi tecnici di farlo, non abbiamo dato la parola per il perché c'erano cadenze di farlo in ferro, se no perdeva valore. Questa ditta l'ha realizzato facendo modifiche e facendo difformità, tant'è che il cantiere è stato fermato dalla provincia, è stato cambiato il progetto, è stato fatto in modo diverso a quello che avevamo detto di fare noi, e allo stato attuale è fermo, che non si sa che cosa che fine farà. Purtroppo quella società lì ci ha messo mezzo milione di euro su loro e sono fermi e stanno piangendo per quello che ha combinato. Perché abbiamo fatto impianti di produzione, di queste società così coraggiose da venire a mettere delle centrali idroelettriche dove l'acqua, diciamo, tra di noi scarseggia, no? Perché io mi sono battuto dal 2008 contro la centrale del Massi di Tevera, dove la forestale diceva che in Liguria non c'erano più masse disponibili, e poi è finita sempre strada dalla direzione distrettuale di Macchia, no? Per smaltimento, fiumi, ceneri, cazzi, rifiuti speciali. Allora non avevo visto tanto. Io vorrei sapere, si possono sapere i proprietari, i nomi dei proprietari di queste società di temerari? Allora, io sono uno dei proprietari della Renta. Sì. Insieme a me ci sono degli altri soci, basta fare una visura in Camera di Commercio, sono tutti lì. Ma puoi dire i nomi? Piero Gavazzi, il nostro amministratore, che è stato il direttore finanziario di Cattolica Assicurazioni, che ha lavorato in Impresa, ha sempre lavorato nel campo delle rinnovabili, e una volta in pensione si è messo a fare questo. Abbiamo fatto dei rapporti con Pier Carlo Staiola? Nessuno. Una piccola società comunque, no? Sono piccoli interventi. Questa è una piccola società che giustamente, come lei diceva, basta fare una misura, e l'abbiamo fatta infatti. Tra i suoi soci ci sono la 200 Capo, che è una società con sede a Catania, che fanno eolico, che fanno principalmente eolico e fotovoltaico, che si occupano principalmente di delle regioni Basilicata, Puglia e Campania, e infatti anche voi, perché siete, ed è normale, certo, c'è questa cosa. Sinergia, loro ci hanno chiamato perché non avevano esperienza di idro. Esattamente, tra i nostri soci però c'è anche il signor Incroci Mario. Sì, che non Monte è dei Paschi di Siena. Esatto, Monte dei Paschi di Siena. Capo direttore di promotore finanziario. Esatto, è stato promotore finanziario, poi a un certo punto, probabilmente, questa è una mia illazione, ha deciso che i tempi non erano magari molto buoni, per cui era forse il caso di spostarsi sull'energetico. Guardi, è andato in pensione però. Oltre ad avere una piccola proprietà, cioè solo l'11,3% da voi, il signor Incroci Mario ha in realtà una proprietà molto più vasta con un'altra società, che risulta una vostra partnership, la Trading. È uscita da la vostra home page. Io solo per questo dico che Incroci Mario, questo signore, ha ben il 32% di questa Trading.
E questa Drink di Inf, è notizia di maggio di quest'anno, ha avuto un ingresso del 40% del suo capitale sociale con la KR Energy, che è una multinazionale. A patto che, questo stava sul giornale, quello che dico è tutto recuperato, a patto che potesse, diciamo, garantire una certa produzione di energie con il piano Play Gas, che è un piano di questa KE Energy. Ora, io ho estrapolato dati che possono essere approfonditi, no? Però, scusi, il mio ragionamento è solo questo. Voi siete una piccola società, ma fate parte di una catena molto vasta e evidentemente i vantaggi e i guadagni che ci possono essere, non ho potuto stampare le ultime cose che ho trovato, ma si parla veramente di capitale. E questo mi sembra giusto che lo si sappia nel momento in cui la popolazione di un tranquillo piccolo paese ha un bellissimo piccolo torrente e vorrebbe stare piccolamente tranquilla nel suo torrente, e ci fa molto dispiacere che questi grandi colossi si occupino di noi. Però, allora, su questo se posso velocemente, allora Trentiva ha una partecipazione del 5% in Enna ed è riuscita quest'anno, perché erano così, piaceva l'idea di fare qualcosa di innovabile, ma lo facevano spreco di gas. Sono uscito, penso che anche Mari Croce sia uscito dalla ha una percentuale di minoranza in Enna, la percentuale di maggioranza ce l'abbiamo. La maggioranza ce l'abbiamo, ingegner Gavazzi, io e gli altri soci del team di sviluppo, che siamo dei piccoli risparmiatori. Poi abbiamo delle partecipazioni, ma ormai c'è solo 200 kW che mai incrocio, perché la trading è uscita proprio perché aveva già una piccola percentuale e aveva altro da fare, diciamo. Quindi da quel punto di vista diciamo che ci sono all'interno della compagine societaria sicuramente altri profili, persone che sono state di alto profilo istituzionale nel mondo finanziario, persone che hanno visto per anni, che hanno portato alla rovina le banche, oppure hanno fatto torniamo al piano, cioè, il mio discorso sulla porta di portatamente a 160 centri al secondo del medio di lavoro, per cui trovo di 250. Il motivo ha citato giustamente l'ordinanza regionale, no? Perché c'è un dato sull'ordinanza regionale che non capisco. Ma ha detto che come picco voi producete 92,5 kg. Sì. Perché l'ordinanza regionale deve essere autorizzata 96 come media? Perché a 100 ci voleva la valutazione di impatto ambientale. No, però ora sono stati sotto i 100. No, ma hai capito? No, 96 kg di media. No, è sbagliato. Quindi sull'ordinanza, ma questo è un documento ufficiale. Questo ordina. Ordina, no? Però se c'è un documento che è quello che la nostra istanza di fermo e tutte le autorizzazioni che abbiamo per i dati. Ma questo è grave, perché il dato fondamentale di questa ordinanza è sbagliato. Esatto. Sono però rifugi, possiamo farlo di attaccare, visualizza. Cioè, quindi è 44, no? 44, non 97, no? Guarda, la media è 44. No, la media è 96. No, parliamo di kilowatt. Mi hai detto un picco 49, mentre invece il 96 è sbagliata l'ordinanza regionale. Sì, ma posso. Poi volevo una cosa, ci spiega un attimo quanto tempo, come fanno a uscire quei 54. Ma abbiamo fatto quindi rilievo. Ma rilievo? Cioè, c'è un disegno, un progettino, la direttrice, punto di presa. Cioè, dove viene messa la turbina? Cioè, nel frantoio. Nel mulino. Ma 53 metri, perché dai profili di direttrice che abbiamo, sembra che non ci siano questa direzione. 30 metri. No, allora, se l'avete fatto ci saranno, volevo vedere. Una sezione. Poi, un'altra cosa. Il salto della turbina è posta all'interno del frantoio. Cioè, il mulino, lo salto netto, che ha il salto netto è un'altra cosa rispetto a quello che è stato quanto è il salto netto?
Il salto netto con le perdite di carico si abbassa intorno ai 48-47, ma ci sono le perdite di carico. Le perdite sono le perdite, no? 48. Ci interessava sapere vedere qualche disegno, vedere come esce fuori, proprio qualche sessione, cosa sì, allora. 48 metri al salto effettivo. Ma poi ne lo recuperiamo tramite il diffusore sotto la turbina. Sì, sì, cioè, praticamente l'energia si ottiene moltiplicando questi 48 e 49 per 212 giorni all'anno per metri quadrato. Con rendimento, quanto è il rendimento della centrale? Sono molto elevati ormai, le macchine... Zero? No, 150 megawatt. 8-9... Con tutto il trasformatore a liquido adesso si riesce a raggiungere efficienza. Il trasformatore a liquido a 96. Riesce a raggiungere 0,9. Quasi 0,9. Per quello che stiamo venendo adesso, poi stiamo parlando di acqua, cioè l'idrofluido o meno, l'idraulica, c'è cioè, la turbina che sovina, possiamo mettere una turbina Francis, una turbina Stemper, una turbina un controllo. Allora, quelle che abbiamo inserito dentro, perché il controllo è il caso più basso, cioè talmente maggiore elasticità, è molto più bassa. Nel caso volessimo fare una cosa a risparmio, sono questo. Se volessimo fare una cosa fatta a recupero energetico massimo, andremo a mettere una Francis, poi lo valuteremo sulla base degli scenari. Adesso ce lo spiega, ci fa vedere un segno. Che sta il salto netto, si parla del saliatore dove parte la condotta appoggiata. Il salto netto è da dove parte la condotta al baricentro della cruna. Cioè, dove parte la condotta forzata, non dove parte. E poi ce lo dimostra adesso, ce lo fa vedere. Dovete far vedere la sessione. Sessione, opera di presa. Thank you.